stavi facendo il balletto, adesso stai fermo così. Mi sono fermato apposta perché sono negato per il ballo proprio. Però da artista penso che te devi adattare a fare tutto, insomma, specialmente di questo periodo, ci mancherebbe. È vero. Allora, dimmi, raccontami. No, cioè io volevo dire al nostro pubblico che la problematica mia di tre donne, di avere tre donne a casa, cioè ancora? Non è, sì, no, ma non è, a parte è una problematica penso comune, come dicevamo prima, però io con mia moglie, sinceramente, io ci vado d'amore e d'accordo. Meno male. Non è quello il problema, capito? C'è soltanto un punto nella giornata in cui sembriamo che stiamo su due galassie differenti. Lei su Venere e io su Marte. Ore 13:40, mi incapretta sul divano, mano sul telecomando, boh! Mai capito? Io dico, ma perché Paoletta mia, ma perché voi donne ci costringete a vedere Beautiful, a vedere le telenovelas, anche perché poi queste, Paola, tu lo sai meglio di me, non sono reali, cioè non rispecchiano la realtà, è vero o no? Allora, è meglio un bel film, è meglio un film che bene o male può parlare di attualità, cose. L'uomo delle telenovelas, sempre dentro casa. Mai un lavoretto al box, mai una domenica da IKEA. Nella realtà invece, Paola, l'uomo dentro casa dà fastidio, come il prosciutto in mezzo ai denti. È vero, signora? Paola, l'uomo nella realtà non può stare in cucina perché altrimenti smollica tutto. Non può stare in salone perché è stato passato da poco lo straccio da spolvero. Non può stare al bagno perché altrimenti schizza lo specchio. Paola, nella realtà l'uomo ha preso 200.000 euro per 60 metri quadri di casa, signora mia, e in santo cazzo mettersi. Ma gli pare giusto, secondo lei? L'uomo delle telenovelle, se poi facci caso, si alza la mattina, che cosa fa Paola? Cos'è? Fa ginnastica. Dopo aver fatto ginnastica, fa colazione con 18 tipi di brioche. Paola, noi s'alzamo la mattina, famo colazione col Vortaren. Perché come s'alzamo sembriamo un armadio d'800. C'è scricchiola tutto. L'uomo delle telenovelas. Dimmi. Mi accompagni? Dimmi. No, Franco. Devo accompagnare lui. Accompagno. Per me è un onore. Ci mancherebbe. L'uomo delle telenovelas, Paola. Non c'è niente da fare. È proprio, stiamo in un'altra epoca, in un altro mondo. Si avvicina alla propria donna, fiato sul collo, e gli dice, amore, ti amo. Scena successiva. Vedi le lenzuola che s'alzano da sole, scena di sesso, perché però prova tu amico mio, dopo che ti sei mangiato pomodoro e aglio, una bella panzanella, avvicinati alla tua signora e fai amore. Bene, con ti desidero, questo mai te la darà, mai. Bene, grazie, resta qui. Come no.